ecco qua. Sì. Ecco, parlo io. Buonasera, mi sentite? Mi sentite? Salve, insomma, più o meno ci conosciamo tutti qua, eh? La Fernanda e Giovanni, la... Allora, sono qua io, Fernando, a parlare come rappresentante dell'associazione Aiutare le gente un po' sfortunate. Abbiamo organizzato questa serata, la prima serata per i giovani, perché bisogna parlare con i giovani, stare insieme ai giovani, ascoltare i giovani, e insomma fare robe per i giovani, perché i giovani sono importanti, i giovani qua, i giovani là, insomma qualcosa di retorico bisogna sempre dirlo. Ringraziamo la parrocchia dei santissimi Lustrino e Lustrina e carissimo Don Graziello che ci ospita e che, pensate, per questa prima serata ha deciso di fare alla fine della serata un fantastico buffet. Usciremo di qua, andiamo nel cortile, ci sarà un bel buffet e una messa. Graziello ci tiene tanto a fare il buffet e la messa, che tutti quanti ci andiamo, l'ha messo, è molto bello. Allora ragazzi, visto che voi ascoltate della musica orrenda, abbiamo deciso di fare una serata di una musica lirica però un po' moderna per voi giovani, perché sono importanti i giovani, perché l'ho già detto voi. Praticamente questa sera è la prima serata dell'opera lirica urlata. Sta sempre nel mondo della musica classica, però... insomma, la gente che sbraia, eh? Speriamo che questa roba qua piaccia un po' ai nostri giovani, che c'hanno insomma delle orecchie un po'... come dire, come si può dire, Giovanni? Un po' frantumate, le orecchie. Va bene, allora, mi raccomando, spegnete i telefonini e i cellulari, che se siete sempre lì a picciottare, che adesso c'è di guardare insomma il teatro, dura un'orettina e poi c'è il buffà, andiamo tutti quanti insieme. Speriamo che sia una bella serata, di rivedervi presto. Se volete mettere un contributo, là in fondo c'è la cassettina per la nostra sessione, e divertitevi. Ringraziamo anche il sindaco che è qua presente con noi stasera, cioè sì, il vice sindaco ci sarà sicuramente, cioè, insomma ringraziamo chi è venuto a... vado dai, è ora di cominciare, grazie. Non so se l'ho detto, dovete spegnere i telefoni. Allora, posto.